Il sindaco di Pesaro irrefrenabile, il 10 agosto alla notte delle candele che si svolgerà in spiaggia si potrà partecipare solo con il Green Pass, ma l'iniziativa viene subito bocciata dai pesaresi. Noi che non abbiamo fatto il vaccino siamo discriminati, siamo come dei, un po' dei delinquenti. A Borgo Pace debutta il camper dei vaccini, sono 31 le persone che si sono fatte inoculare il siero, tra loro anche alcuni turisti. In via Trave il comune di Fano restringe la carreggiata e i residenti protestano. Qui c'è il rischio che succeda qualcosa di catastrofico prima o poi. Noi dobbiamo entrare dentro casa, uscire dentro casa con i bambini, tutto quanto è un problema, ti portano via anche in bicicletta. L'estate fanese entra nel vivo all'Anfiteatro Raster di Fano, da domani prenderanno il via 14 serate di spettacoli, arte e cultura. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, dalla nostra redazione, benvenuti al telegiornale Occhio alla notizia. Telegiornale che si apre con un'altra novità che porta la firma del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Dopo l'annuncio del Green Pass obbligatorio alla Fiera di San Nicola, oggi il sindaco ha dichiarato che la certificazione verde sarà necessaria anche per la festa delle candele in programma il 10 di agosto. Una decisione che diversi però cittadini della città non sembrano aver preso bene. Angelica Panzieri. Prima il Green Pass obbligatorio per la Fiera di San Nicola, ora anche per la Notte delle Candele, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha annunciato questa mattina un'altra novità. Il 10 agosto si terrà la tradizionale festa candele sotto le stelle, scrive il primo cittadino su Facebook. Domani in conferenza presenteremo il programma. Nonostante sia un evento diffuso, crediamo giusto introdurre il Green Pass per parteciparvi, visto che dal 6 agosto verrà introdotto in tutta Italia. Siamo d'accordo già con il prefetto, i controlli verranno effettuati a campione su tutto il lungomare. Poi Ricci fa sapere che per coloro che non sono ancora riusciti a prenotare il vaccino, il comune allestirà a sue spese alcuni punti per fare il tampone gratuito nei giorni 9, 10, 13 e 14 agosto. Intanto tra i cittadini c'è già chi protesta. Assolutamente non favorevole al Green Pass, alla notte delle candele favorevole, però al Green Pass. Mi dispiace, ma non lo trovo giusto, no. Noi che non abbiamo fatto il vaccino siamo discriminati, siamo come un po' dei delinquenti, nel senso che ognuno, io penso una cosa, che la Costituzione dice che no, la libertà di pensiero, di parole, questo è come un ricatto. Se hai il Green Pass vai in certi locali, in certi ambienti, ok, va bene. E questo l'ha detto lui o l'ha detto chi per lui, però voglio dire, la Costituzione dice la libertà, io scelgo come vivere e come morire. È assolutamente incostituzionale e viola tutti i diritti riconosciuti dalla Costituzione e anche dai regolamenti europei, quindi è una follia. Io sono contrario e sarei anche quasi curioso di farmi fermare, che non ho il Green Pass, io non ho preso il Covid, non ho fatto il vaccino, per vedere se cosa mi farebbero dopo, se mi deportassero a casa, detto in maniera ironica. Però in generale io mi tengo contrario, non vedo il senso di fare, visto che è un'attività svolta all'aperto. Assolutamente favorevole, per me si potrebbe uscire di casa solo con il Green Pass, perciò non ci sono problemi, anzi, assolutamente sì, è una cosa sacrosanta per il bene di tutti quanti. E tanto sappiamo che ci sono assembramenti, la gente sta, i ragazzi stanno tutti insieme ed è giusto che stiano insieme, però che siano vaccinati, ecco. Beh, abbastanza contrario, comunque è stata appena introdotta la norma, sarebbe stato forse più opportuno consentire l'ingresso anche a chi non ha ancora questo documento. Contrario nel senso che comunque, anche per quanto riguarda le restrizioni, per me sono abbastanza eccessive. Io sinceramente sono contraria al Green Pass in generale, perché mi dà l'idea che tolga molto la libertà di scelta, però allo stesso tempo se fanno come hanno fatto gli europei, che scendono migliaia e migliaia di persone, secondo me è l'unica scelta, quindi se non sei vaccinato fai un tampone.
E camper vaccinali itineranti messi a disposizione dalla regione hanno iniziato a camminare, a viaggiare per le strade della provincia anche di Pesaro Urbino. Ce ne sarà uno in ogni provincia, appunto nella nostra si è partiti da un piccolo paese, un piccolo borgo, Borgo Pace. Qui si sono fatti inoculare il siero 31 persone, tra cui anche alcuni turisti. La prima tappa del tour di vaccinazioni itinerante nella nostra provincia è iniziata oggi da Borgo Pace. Il camper vaccinale dell'ASUR è rimasto parcheggiato dalle 9 alle 12 al Palazzetto dello Sport a disposizione di cittadini e turisti e ben 31 persone tra residenti di Borgo Pace e comuni limitrofi, ma anche turisti, si sono fatti inoculare il vaccino. Tra questi c'erano diversi under 18, a tutti è stato somministrato il vaccino Moderna, ma sono state inoculate anche 4 dosi di Johnson a persone over 60. Un servizio importante messo a disposizione dalla Regione Marche, per il quale non era necessaria alcuna prenotazione. I moduli da compilare sono stati consegnati sul mezzo stesso, sul quale potevano accedere soltanto persone di età dai 12 anni in su, con tessera sanitaria al seguito. I camper sosteranno nei diversi comuni della regione, ve ne sarà uno per ogni area vasta, ciascuno dotato di frigorifero. Un'occasione per accelerare la campagna vaccinale anti-Covid e soprattutto preziosa per chi abita nei piccoli paesi dell'entroterra con difficoltà a muoversi. Plaude all'iniziativa anche il sindaco di Borgo Pace, Romina Pierantoni, sul posto questa mattina assieme al direttore del Dipartimento di Prevenzione ASUR, Eugenio Carlotti. Dopo Borgo Pace sarà la volta di Frontino, Carpegna, Montegrimano, Sassofeltrio, Tavoleto e Mercatino Conca. Poi si passerà ad altri territori del distretto di Fano e di Pesaro. Le somministrazioni saranno fatte a giorni alterni. Laddove, fanno sapere dall'ASUR, non ci sia a disposizione un locale da affiancare al camper mobile nel quale somministrare i vaccini e fare la fase di valutazione e accettazione, sarà impiegata un'autoambulanza in appoggio al camper. Avere dei servizi di prossimità come quello del camper che ci è stato messo a disposizione dall'ASUR questa mattina è sicuramente indispensabile e è veramente quello che chiediamo da sempre, quindi servizi sanitari di prossimità. Testare in questo momento con il camper questo metodo è sicuramente un'azione che diventerà indispensabile e preziosissima per settembre-ottobre, quando dovremo rifare i richiami per i nostri over 80 e over 60, in cui le difficoltà di spostamento le avevamo evidenziate più volte. Calano i contagi Covid nelle Marche, nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 65, ieri erano 126, con il tasso di positività che schizza però al 19,3%, mentre ieri era al 6,7%. La provincia più colpita è quella di Ancona, con 27 positivi, seguita da quella di Pesaro Urbino, con 25. Non sono stati registrati decessi legati al Covid. Cambiamo pagina. Protestano i residenti di via Trave a Fano dopo i lavori di realizzazione del comune che hanno portato di fatto al restringimento della carreggiata su un tratto della via. L'intervento doveva servire a ridurre, nelle intenzioni perlomeno, la velocità di auto e moto, ma secondo i cittadini ha creato ancora più disagi. Angelica Panzieri. Non chiedevano la luna, ma soltanto degli autovelox e delle telecamere per sanzionare quei furbetti che in via Trave sfrecciano continuamente ad alta velocità. Invece hanno ottenuto qualcosa di ben diverso. Nel tratto antistante la palestra, il comune ha realizzato e concluso una prima parte di interventi che hanno portato di fatto al restringimento della carreggiata. Venerdì scorso sono terminate le prime modifiche del tratto in questione su via Trave. Chi proviene dalla zona mare deve dare la precedenza a chi viene da monte. Un intervento che nell'ottica dell'amministrazione comunale doveva servire a ridurre la velocità di auto e moto all'interno di un centro abitato, ma secondo i residenti della via il nuovo progetto sta creando soltanto disagi. Nel giro di pochi giorni, raccontano ai nostri microfoni, è accaduto anche un incidente. Il nostro obiettivo è stato quello di mettere una telecamera, è l'unico rimedio. Questo non è un progetto, secondo me è un aborto. C'è solo un piccolo vantaggio, che vengono giù meno macchine che girano e non possono più girare a sinistra della via di Villa Tombari. L'unico, altrimenti è una tragedia, nessuno che dà la precedenza.
e i motorini ti offendono se attraversi anche sulle strisce pedonali. Sono un pericolo costante, la velocità da mezzanotte alle 2 è incredibile. E già ci sono stati i primi incidenti, diceva. Sì, ci sono stati molti incidenti, alcuni per miracolo. Diciamo che circa un mese fa, per un pelo, il marito e la figlia non subiscono un incidente pazzesco dalla velocità di alcuni personaggi, di alcune moto. È un disastro, siamo peggiorati al 1000 per 1000, perché la gente non rispetta la segnaletica, oltre che essere un progetto penoso, perché quando c'è stato il comitato, noi facciamo parte del comitato, avevamo semplicemente chiesto le telecamere, un autovelox, qualcosa che potesse indurre le macchine che passano a velocità molto sostenuta a ridurre la velocità, perché questo è un centro abitato, ci sono bambini, ci sono anziani, c'è una palestra molto frequentata, invece alla gente non gliene frega nulla. Non gli ha fregato niente nemmeno al comune, perché ha peggiorato la situazione e niente, è veramente il delirio. Hanno distrutto i New Jersey pur di passare, assistiamo tutti i giorni a urle, scene che pur di passare l'uno con l'altro, e c'è la segnaletica perché c'è, non viene assolutamente rispettata. Qui c'è il rischio che succeda qualcosa di catastrofico prima o poi. Noi dobbiamo entrare dentro casa, uscire dentro casa con i bambini, tutto quanto è un problema, ti portano via anche in bicicletta. Tutto si racchiude in questa parola, il senso civico che non esiste. Di notte è Indianapolis, di giorno è ancora peggio. Continuano le verifiche sulla movida estiva da parte delle forze dell'ordine. Nell'ultimo fine settimana i carabinieri della compagnia di Pesaro hanno controllato 316 ragazzi, 19 veicoli e due locali tra Gabice, Gradara e Pesaro. Controlli a tappeto, comprese discoteche e spiagge, che hanno portato al sequestro di circa 10 grammi di hashish e alla segnalazione di 13enni come assuntori di stupefacenti. Nella rete dei militari è finito anche un 17enne bresciano, trovato in possesso di un documento di identità falso che il giovane utilizzava per alloggiare negli alberghi della Riviera e per entrare nelle discoteche. Il minorenne in questione è stato poi denunciato per reato di fabbricazione e detenzione di documento falso. Nella notte sono proseguite le operazioni di spegnimento con tre squadre dei Vigili del Fuoco per l'incendio di Sterpaglie, ora domato, che ha interessato i comuni di Castelfidardo, Loreto e Porto Recanati. L'operazione di spegnimento delle fiamme è durata ben oltre nove ore ed ha visto impegnato anche un Canadair. Il fuoco pare essere partito intorno alle 12.30 di ieri in prossimità di Via Barca a Loreto, sulla sponda destra del fiume Musone, nella zona dove spesso ignoti abbandonano rifiuti e potature. All'1:15 di questa notte è stato dato il nulla osta per la riapertura della linea ferroviaria adriatica, che era stata interrotta. Nella giornata di oggi sono proseguite le operazioni di bonifica e sorveglianza con due squadre dei Vigili del Fuoco coordinate dal posto di comando avanzato attivo da ieri. Fano ha festeggiato ieri la 62esima edizione della Festa del Mare. Al largo del porto di Fano è stata gettata da un pescreccio la corona d'alloro in memoria dei caduti. Filippo Pucci. La Festa del Mare si riconferma una delle manifestazioni più sentite nella città fanese durante il periodo estivo. Nonostante il Covid, quest'anno il programma si è svolto nella maniera più classica e in sicurezza, ma senza fuochi artificiali. L'appuntamento, arrivato al suo 62esimo anno, è partito con l'alzabandiera al Monumento dei Caduti, per poi arrivare al Molo di Ponente per la deposizione di una composizione floreale alla Statua della Tempesta in ricordo dei caduti della tragedia dell'8 giugno del 1964. Stendi la tua mano sul nostro mare e su questo porto e assisti coloro che vi navigano e vi lavorano. Il corteo poi si è spostato per celebrare la Santa Messa, anche quest'anno presieduta da Sua Eccellenza Armando Trasarti, insieme al parroco della parrocchia del Porto, Don Gianfranco Casagrande. Nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il vescovo, durante l'omelia partecipata da fedeli, cariche civili e militari, ha sottolineato come il porto di Fano un tempo era uno dei porti principali delle Marche, ma a causa della mancanza del dragaggio oggi si è depotenziato.
frase che il Vescovo ha rivolto anche al prefetto Tommaso Ricciardi, che ha accolto appieno il problema in cui versa il porto fanese. Ho capito che uno dei primi problemi da risolvere è il problema del dragaggio del porto. Cercherò di riprendere il discorso che aveva avviato, come è stato ricordato qualche tempo fa, qualche anno fa, un mio predecessore, e cerchiamo di capire con le competenti istituzioni, le competenti autorità, là dove dobbiamo intervenire per far sì che il porto di Fano ritorni agli antichi splendori. Al termine della celebrazione, dopo la preghiera del marinaio, è stata deposta una corona d'alloro al monumento di via Nazario Sauro. A seguire la premiazione ai lupi di mare classe 1939, che quest'anno è andata a Mirko Carboni, Benito Celani e Alessandro Filippetti. Consegnata la bandiera blu da parte della FEE Marche, il corteo poi si è spostato in mare. Qui, in uno scenario unico e toccante, barche da diporto, moto d'acqua e gommoni hanno preso parte al classico momento di memoria. Particolarità di questa edizione, il lancio della corona da un peschereccio. È anche un'occasione per ringraziare tutti coloro che portano e hanno portato un contributo importante, a cominciare dal mondo della pesca, al mondo dei servizi per il turismo ad esempio, tutti coloro che lavorano nella canteristica, coloro che vivono il mare per renderlo sicuro e pulito, e quindi a tutti coloro che in qualche modo appartengono al mondo della marineria, compresa la marina militare. E fervono i preparativi all'anfiteatro Rastatt di Fano, da dove domani prenderanno il via 14 serate tra spettacoli, arte e cultura. Simona Zonghetti. Sono 512 gli spettatori che da domani e fino al 18 agosto potranno assistere agli eventi di E luce va alle stelle, la rassegna artistica organizzata a Rastatt di Fano, che si inserisce nelle manifestazioni dal vivo promosse dal comune insieme alla Proloco. Si parte il 3 e 4 agosto alle ore 21 con due serate gratuite dedicate alla danza. Faremo due spettacoli, uno il 3 appunto, che è quello di danza classica, ispirato a tutte le musiche del Don Quixote, e il 4 agosto quello di danza moderna, intitolato Cat's Life, che un po' racconta la vita dei gatti. E i partecipanti sono l'Albio Company Junior della nostra accademia e tutte le allieve che, ecco, ci hanno seguito durante l'anno, piccole e più grandi. Per questa prima settimana si proseguirà giovedì alle 21.30 con il Teatro in Faccia, che presenterà Medea allo specchio. Venerdì invece andranno in scena le Ancelle della Luna con uno spettacolo di poesia, musica e canto, mentre domenica sera torna La notte in moda. Sono delle serate con spettacoli di ballo, musica, teatro, quindi molto coinvolgenti, e sono rivolti veramente a tutti, quindi turisti, fanesi. I prezzi sono accessibili veramente a tutti e i biglietti li trovate su Live Ticket e oppure direttamente sul botteghino, al botteghino dell'anfiteatro Rastatt. Le serate ovviamente sono organizzate nel rispetto dei protocolli e nella sicurezza ovviamente che ci viene dettata dalle norme del governo. E adesso parliamo anche noi un po' di sport, della splendida notizia della medaglia d'oro nel salto in alto che Gianmarco Tamberi si è aggiudicato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, portando così il nome di Civitanova Marche, sua città natale, sul tetto del mondo. Il campione marchigiano, 29 anni, ha ottenuto il risultato più importante della carriera, saltando senza errori fino a 2,37 m, stesso risultato ottenuto dal trentenne quatariota Mutaz Barshim. Era dai giochi di Pechino del 2008 che la nazionale italiana di atleti leggera non vinceva un oro olimpico, la medaglia invece mancava da Londra 2012. Ho realizzato un sogno, ha dichiarato Tamberi dopo la vittoria, non vedo l'ora di raccontarlo ai miei figli, quando e se li avrò. Continuano ad arrivare, come vedete dalla foto alle mie spalle, in redazione tante fotografie di ortaggi giganti. Questa sera vi facciamo vedere un pomodoro patatino di quasi 2 kg, 1,9 kg per l'esattezza, come dimostra la bilancia in una delle fotografie. Il pomodoro è stato coltivato e raccolto da Sante Ciuccoli, un pensionato residente a Lucrezia di Cartoceto.
E adesso l'album di Famiglia di Fano TV. Auguri a Giancarla Galdenzi e Luciano Letizzi di Sant'Orso di Fano, che sabato scorso hanno festeggiato 55 anni di matrimonio, dunque nozze di smeraldo. Tra poco le previsioni del tempo, poi c'è la pubblicità e vi ricordo che andrà in onda anche uno speciale realizzato a Pesaro durante le premiazioni dei diplomati delle medie e delle scuole superiori, un evento che si è tenuto la settimana scorsa. Occhio alla notizia finisce qui, ma l'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta su Fano TV con Occhio ai giornali, la rassegna stampa. Arrivederci.